Leonardo non c'è il mito di Leonardo, c'è la grandezza e la voce mito nel senso di un uomo straordinario, favoloso, non è stata inventata dopo la sua morte, già alla fine della sua vita, personalità eminenti, almeno due cardinali, perché i cardinali in quel momento erano talvolta persone anche prestigiose nel campo della letteratura, non solo della teologia, hanno riconosciuto in questo uomo un genio. No, io preferisco parlare del genio, lo utilizzo per pochissime persone. E diciamo, nel caso di Leonardo, quello che è molto bello è la creatività. C'è un uomo che col pennello crea, dal punto di vista artistico, capolavori, ma anche capisci il meccanismo della struttura muscolare, della struttura del corpo umano, prima di Vesalio. Dunque abbiamo questo un grande anatomo che nel 1543 farà un lavoro decisivo, ma vediamo già in Leonardo questo senso della realtà anatomica e cerca di capire come funziona il corpo. Partendo di una conoscenza di quello che si era fatto nel passato, anche avvalendosi della creatività di altri attorno a lui, che erano anche loro, oggi si chiamano ingegneri, architetti, ed è stupendo, è un genio. E poi è importante per me di godere di questa creatività, cioè il pericolo della critica, diciamo, letteraria o scientifica, e di talvolta di cercare di ridurre i grandi. Nel caso di Leonardo non possiamo ridurlo, rimane un'ispirazione fino a oggi. La continuità c'è sempre nel metodo, quello che ha fatto la storia della scienza. La storia della scienza è stata scritta prendendo risultati, no? Cioè, Galileo scopre la legge della caduta dei gravi col quadrato del tempo, quello che ricordiamo dalla scuola media, insomma, poi l'abbiamo dimenticato, ma comunque. E poi questa legge è stata presa da Newton dopo e l'ha sviluppato per fare il suo grande sistema. Bene, sono risultati, grandi risultati di Galileo, grandi risultati di Newton, ma quello che mi sembra importante ed essenziale, come sono arrivati? Allora, uno ha pensato alla tradizione medievale con risultati non, secondo me, non soddisfacenti. Galileo è riuscito a capire una cosa della caduta dei gravi che è molto accelerata, facendolo su un piano inclinato. E Galileo ha utilizzato il metodo di Guidobaldo del Monte. Guidobaldo del Monte ha avuto questa intuizione straordinaria che la caduta era indipendente dal moto verticale e ha pensato a fare tentativi sul lungo il piano inclinato. È arrivato a risultati approssimativi perché aveva altro da fare, non era un professore universitario che può fare quello che vuole, insomma, stipendio assicurato. Invece Guidobaldo aveva responsabilità di carattere politico, sociale e così via. Dunque, deve a Urbino la strategia vincente, e questo mi sembra una cosa da ricordare. E voi qui a Urbino dovete essere orgogliosi perché è il momento decisivo trovare il metodo buono. E questo si è fatto qui, addirittura.